Io rappresentavo assieme a mia moglie tutti i tifosi del mondo, di tutti i club. E quindi l'ho presa come una missione, ecco. Viaggio è stato nei comfort migliore possibile e là che sono riuscita a capire cosa stava succedendo intorno a me. Col Frecciarossa, comodissimo. No, non ci posso credere. Un'emozione grande, emozionatissima e mi tremavano perfino le mani, che non mi è mai successo. Quando siamo entrati in albergo, cioè, prima cosa sono rimasto a bocca aperta e pensavo fosse uno scherzo come quella come la vittoria del premio. Non una camera di albergo, ma un appartamento. La Madonnina, cioè lo spettacolo, cioè non ci sono parole per persone come noi normali. Benvenuti a festeggiare il 110° anniversario della nostra Inter. Pazzesco. Zanetti. Grande. Capitano. Ma l'ha scritto lui. Metto sotto al cuscino. Ma veramente? L'ha scritto lui. No, non ci credo. All'Inter! Quando siamo arrivati alla cena, il percorso con tutti questi personaggi, cioè un percorso incredibile perché non avresti mai aspettato che un giorno da un paese così piccolo arrivare a Milano e passeggiare lungo quel viale con personaggi, cioè con personaggi, insomma. Mi tremano le gambe, dai. Di Ronaldo sono riuscito a rubargli una foto, che quella rimane anche quella un ricordo. Mi è piaciuto moltissimo Xavier Zanetti, questo è indiscutibile perché è una persona molto socievole, capisce subito. Gli ho chiesto se poteva fare un piccolo video con un saluto a mio figlio, lui è subito disponibile. Questa è la prima cosa che mi ha colpito del gala. Il momento più emozionante è stato il discorso di Zanetti. Quando ha parlato della sua famiglia, dei suoi sacrifici, da dove arriva, è stato molto bello. E là mi è venuta la lacrima. Non mi sono sentito proprio un tifoso, mi sentivo uno che faceva parte della famiglia. All'arrivo a San Siro per la partita Inter-Napoli è stato bellissimo. Siamo arrivati con la macchina nel garage principale dello stadio.
siamo andati negli spogliatoi dove ho toccato la fascetta del capitano Icardi. Oh, bellissimo, guarda che nuovo, ragazzi, spettacolo. Quando entri vieni colpito dal profumo dell'erba e dalla maestà dei spalti e la grandezza di questo stadio. E la scala del calcio. Cin cin all'Inter. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche alcuni calciatori, di parlarci assieme, come Maicon, che è una persona spettacolare perché è simpatico, vedi che è subito alla mano. Sono circondata da tutti questi trofei, triplette, e dopo il corridoio ho visto in questa camera Zanetti da solo. Magnifica persona, non ho altro da dire. Sono felice di averlo vinto, soprattutto per mio marito, perché è una vita che tifa Inter. Insomma, sono felice per lui. Di tutti questi 3 giorni d'esperienza, che sono stati bellissimi, un bel ricordo che resta mio personale è quello che mia moglie mi ha dedicato questa vincita. Perché era un sogno per me. Grazie.